Children, how are you today? Are you good? Bene, allora, come sapete, molto presto sarà la festa della mamma. In English it will be Mother's Day, il giorno della mamma. Day, giorno, mamma, you know, mother. Mother's Day. Quindi ho pensato che possiamo fare una cosa insieme. Vediamo cosa c'è scritto qua. Happy Mother's Day. Buona festa della mamma. Quindi è un vasetto con dei fiori. Io l'ho fatto con il cartoncino blu perché avevo questo. Voi potete scegliere il colore che volete, quindi il mio è un po' così, un po' caleidoscopico. Però se volete fare verde o in altri colori, come volete, liberi. Quindi andiamo a vedere come lo facciamo. Abbiamo bisogno di poche cose. Abbiamo bisogno di due cartoncini di colori diversi, magari uno per i fiori e uno per il vaso. Abbiamo bisogno di forbici, scissors. Abbiamo bisogno di rubber, una gomma. Abbiamo bisogno di a pencil, una matita. E se ce l'avete, a stapler. Se non ce l'avete, potete usare glue, quindi una della colla, se volete, oppure meglio ancora sarebbe una spillatrice, stapler. Allora, come facciamo? Iniziamo dal vaso, quindi il mio vaso abbiamo detto è blu. Dobbiamo tagliare il cartoncino, se avete un cartoncino a quattro, così. Magari facciamoci una piega così si vede bene. In modo che sia un pochino più stretto, che sia un rettangolo un pochino più stretto di una 4. Diciamo che lo taglieremo qua. Quindi iniziamo a tagliare. Come si dice tagliare in inglese? Lo sapete? To cut. We cut the paper. Tagliamo il foglio di carta. We cut the paper. Ecco fatto, tagliato. Dopo, sopra, vedete come è fatto il cestino, no? Il vasetto, diciamo. È fatto così, ha degli steli e poi ha delle foglie che in realtà sono dei triangoli. Quindi dobbiamo disegnare questo motivo sulla carta. Vi faccio vedere come. Potete andare a mano libera, non c'è bisogno di usare il righello. Quindi dobbiamo fare dei triangoli qua e dei rettangoli, tutti uniti così. Continuiamo fino alla fine del foglio, tutto. E lasciando dello spazio sotto. Quindi noi queste parti qua le taglieremo, queste qui colorate. E questo deve essere abbastanza alto perché sennò poi quando lo chiudiamo non sta in piedi. Anche gli steli, quindi i gambi dei fiori, cerchiamo di farli abbastanza larghi, un po' larghetti, diciamo, perché sennò poi non stanno su. Ecco qua. Alla fine è meglio lasciare un pezzettino che sborda così, perché poi quando lo chiudiamo abbiamo un appiglio dove incollarlo. Quindi una volta fatto questo, dobbiamo tagliare. Tagliamo, abbiamo detto, le parti colorate, dove ci sono i segni di matita, queste. Via. Così, vedi? Viene via un triangolino. E l'altro. Taglio bene, sì. Ecco. E continuiamo così. Continuiamo a tagliare tutti i pezzettini. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo tagliando dei triangoli, no?
praticamente. So we are cutting triangles. Giusto? Triangolo, triangle. Quindi alla fine qua lasciamo un pezzettino, così. Lasciamo un pezzettino dove non c'è uno stelo, ma va dritto. E se volete fare una cosa molto precisa e ordinata, possiamo anche cancellare con la gomma, with the rubber, questi segni di matita. Attenzione a non rompere il cartoncino però. Piano piano. Gently. Se volete scrivere un messaggino per la mamma in English, lo dobbiamo scrivere adesso, perché poi scrivere sul cartoncino tutto arrotolato così è difficile. Allora, dove lo scriviamo? Intanto il cartoncino lo chiudiamo così, sì, in realtà è differente, qualunque lato volete. Io qua ho scritto Happy Mother's Day. Voi potete scrivere quello che volete, potete scrivere I love you mom, for example, ti voglio bene mamma. For mom, per la mamma. For mom, I love you. Bene, una volta che avete scritto, possiamo chiudere il cestino, quindi lo arrotoliamo, uniamo le due parti, così, e se avete la colla, mettete la colla, se avete, so if you have glue, you use glue, if you have a stapler, use the stapler, basta un puntino, ecco qua. Fare dei taglietti mini, piccolissimi, diciamo così, sugli steli, perché dopo ci andremo ad incastrare i fiorellini, quindi uno alla volta, lo teniamo così e tagliamo poco poco, così, appena appena. Tagliamo tutti. Voilà. Dopodiché cosa manca? Guardate un po' la differenza. Mancano i fiori prima di tutto. E poi mancano anche, cioè le foglie sono un po' rigide, no? Qua. Allora le possiamo girare un pochino. Attenzione a non romperle. Usate le vostre dita e le arrotolate come potete. Quindi la arrotoliamo tutta. Il cestino è fatto, il vasetto è fatto. Adesso dobbiamo fare i fiori. Dunque, per fare i fiori dobbiamo tagliare 8 cuori. Io userò questo cartoncino qua. La cosa migliore da fare è disegnare il cuoricino sul cartoncino, piegare il cartoncino a metà e poi tagliarlo. Quindi io baro, prendo uno di questi già fatti. E lo appoggio sul cartoncino, faccio il contorno con la matita, so I draw the heart, perché questo è un cuore, no? Heart, I draw, disegno, I draw the heart on the paper, and then I cut it.
Quindi per farne 8, adesso che abbiamo piegato il cartoncino, poi quando lo tagliamo ne rimangono 2, possiamo disegnare quindi 4 cuori. So we're going to draw 8 hearts. 1. Cioè, actually we're going to draw 4. In realtà ne disegniamo 4. But we will cut 8. Ma ne tagliamo 8. Three and four. Ok, quindi meglio disegnare, meglio sì, disegnarli qua vicino al bordo, così poi è più facile mettere la forbice e iniziare subito a tagliare. Quindi cartoncino piegato a metà, cuori disegnati, li tagliamo. Quindi voi dovete sapere che per me questo è un momento epico, perché quando ero piccola c'era un programma in TV, forse ci sarà ancora, che si chiamava Art Attack, e c'era un signore che costruiva tantissime cose bellissime usando appunto cartoncino, forbici, colla, tutti i materiali che si potevano trovare in casa, e io lo adoravo, io volevo fare quello da grande. Quindi per me questo è un momento epico. Che poi è anche quello che stiamo facendo noi, no? Stiamo usando cose che abbiamo in casa, cose semplici come il cartoncino, le forbici, la colla. Però il risultato sarà bello, no? Sarà bello, soprattutto farà piacere alle mamme. Sono a 6 cuoricini, gli ultimi 2. Ripassino veloce. Disegnare in English. Draw. I draw hearts. Disegno cuori, hearts. I cut the hearts. Io taglio i cuoricini. Bene. Allora, abbiamo 8 cuoricini. Adesso attenzione, perché ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di averne 4 tagliati in un modo e 4 tagliati in un altro modo. Quindi i primi 4, che sono qua, li tagliamo. Facciamo un taglio profondo. Vi faccio un segno con la matita così si vede bene. A metà, partendo dalla punta. Dalla punta in fondo del cuore. Io taglierò qua. E poi un taglietto piccolino quassù. Attenzione a non unirli questi tagli, sennò il cuore si spezza a metà. Quindi 4 ne facciamo così. 4 hearts cut this way. 1. 1. 2. 3. 4. Gli altri 4 invece dobbiamo tagliarli un po' diversi, non molto diversi in realtà. Dobbiamo fare sempre un taglio profondo, però senza quello sopra, solo uno della stessa lunghezza, diciamo. Quindi 1, 2, 3 and 4. Quindi abbiamo il nostro cestino con il messaggio già scritto, abbiamo i cuoricini che formeranno i fiori, siamo pronti. Quindi prendiamo questi, quelli che abbiamo tagliato inizialmente così. E vi ricordate qua avevamo fatto un taglietto sugli steli, quindi prendiamo il cuoricino
E la mettiamo, quindi i due tagli devono andare a forbice praticamente, uno dentro l'altro. Adesso ci riesco. Vanno giù, così. Ok. Prendiamo un cuoricino dell'altro tipo, senza il taglietto sopra. E anche quello lo mettiamo così. Adesso questo taglio qua deve andare dentro al taglietto che c'è nella parte superiore del cuoricino. Quindi lo mettiamo dentro così. Deve essere così. Qua c'è lo stelo, dove ho messo un cuoricino dentro e l'altro soprattutto. Bene, è un fiore fatto. Dobbiamo fare tutti gli altri. Nello stesso modo. Un cuoricino con i due tagli nello stelo e il cuoricino con un taglio sopra di questo. Fatemi raccomando entrare bene il secondo cuoricino nel taglietto del primo cuore, perché sennò non sta 3D, ma sta in 4, sta si schiaccia, no? Invece così questo taglietto lo tiene aperto, così. Ok. Il mio terzo cuoricino. Mi sta un po' schiacciato, per esempio. Lo possiamo allargare con le dita. Ops. Qua. L'ho aggiustato un pochino con le dita, l'ho modellato un po'. Ecco fatto anche il quarto. Voilà! Forman, I love you. È pronto. Di che colore l'avete fatto il vostro? Sarei curiosa, magari potete mandarci delle foto per farci vedere come vi sono venuti. Quindi, abbiamo detto pencil, scissors, rubber, stapler, paper o cardboard paper, cartoncino, cardboard paper, la colla che io non ho, ma si chiama glue. E poi abbiamo imparato to draw, disegnare, to cut, tagliare, and to glue, se avete la colla avrete incollato, il vasetto. Very good. So, happy Mother's Day to all the mothers, and I will see you soon. Bye bye.